comoda per la ragazza. Ma grazie per la ragazza essere la del parata. Comoda di bellezza. Grazie. Jazz the way you are, questa, no? Cantata da, cosa hai scelto? Very white, very white. Un certo tono. C'era una volta una ragazzina che cresceva nella Romania di Ceaușescu. Sì. In una famiglia molto bene, però. Quindi sì. Papà ingegnere, quindi diciamo privilegiata. Privilegiata, insomma, papà ha diretto tutte le costruzioni nella mia città, una persona importante, importante per il suo lavoro, ma importante, ma che perché amore. Era il mio papà. Sì. Io da piccola, un po' di tempo fa, ma dicono che gli occhi rimangono uguali, anche se cresciamo, la dimensione degli occhi è uguale. Forse cambia un po' la luce dietro gli occhi, ma gli occhi rimangono uguali. La tua luce è sempre potentissima. Grazie. Con Pippo Baudo, 1994. Ramona, cosa ha lasciato questo personaggio? Ha lasciato un libro, deve essere un intellettuale, ma io lo leggo in rumeno questo titolo, La Divina Commedia. La Divina Commedia, cioè questo personaggio ha lasciato come traccia La Divina Commedia di Dante Alighieri. Io attendo la prima telefonata. Ugo, che cosa ha lasciato questo personaggio? No, e che ha lasciato, soprattutto e parlava la stessa. Ah, come parlava? La stessa lingua mia. Ah, è toscano? Era un toscanaccio. È un toscanaccio e in più mi dica da morte. Signor Baudo, ha lasciato una cosa, ma mi vergogno a fargli vedere. Si vergogna? No, perché mi ha detto così, la stava cercando per dargli questi pantaloni, sono suoi. Li aveva tolto ad un fantastico, mi ha detto. Allora questo personaggio mi ha cercato per restituire i pantaloni, che sono miei, sì, che di Pippo, sono... sì. E che mi ha tolto questi pantaloni ad un fantastico. A fantastico. Sì. È una buona traccia questa, eh? E quindi arrivi in Italia, a parte che lei comincia a cantare, abbiamo parlato di baby singer, di cantanti bambini, sì. Tu a 4 anni stavi già nella TV rumena, a 4 anni stavo nella TV rumena e poi ti farò vedere il primo libro con il disco che mio papà mi ha fatto quando avevo 7 anni. Il primo con Electric Court, con la casa di discografica rumena e sì, era un'emozione straordinaria, anche perché poi da piccola lui mi voleva spingere su questa strada della musica e li ringrazio tantissimo perché è stato meraviglioso, un periodo magico. E poi arrivi il muro di Berlino crolla nell'89, questo è il primo disco? Sì. Ma che meraviglia. Eccolo. Cioè questo è l'originale, l'originale sì. Rumeno degli anni 68, ma 72. Che meraviglia. Sì, ancora i vinili. Che bello. E devo dire che... Devo dire l'iconografia comunista un pochino si riconosce, perché io l'ho... No, beh, perché sì. È anche degli anni 70. Anche no? Degli anni 70. E qual è stata la cosa... Per quelle cose mio papà mi dava anche delle sculacciate perché io dimenticavo le parole e quando sono andata a registrare questo disco non sapevo più le parole e mio papà mi ha sgridato. Da quel momento, giuro, qualunque spettacolo faccio, so bene le parole, non dimentico mai nulla. Vedi che vuol dire comunque... Un aiutino da piccola. Che poi papà, lo ricordiamo subito, visto che l'abbiamo nominato già un paio di volte, è venuto a mancare proprio poco tempo fa per il Covid, peraltro. Sì. È stato sì, doloroso, due anni fa, immagino. Due anni fa è stata una cosa... Anche perché poi i miei genitori me li sono amati, non si dice me li sono amati, da straniera lo dico, perché mi appartenevano. Mia mamma c'è, ringrazio Dio, è una... Non si dice neanche questa, ma una gnocca pazzesca. È fantastica. Molto bella. È fantastica. Ce l'abbiamo una foto della mamma? Eccoli. Là era sul terrazzo. Mia mamma è fantastica, come ogni mamma. È bella mamma su. Mi manca tantissimo mio papà, ma mi manca per il fatto che questo dannato Covid me l'ha portato via così in un sacco, come una persona che non se lo meritava per tutto ciò che ha fatto. Quelle erano le condizioni del Covid in quel periodo, certo. Ed è stata una cosa dolorosissima. Anche perché non l'ho potuto vedere. E mi ricordo un medico che stava con lui in rianimazione, quando io li chiamavo al telefono, lui andava con il telefonino e mio papà apriva gli occhi, faceva così il segno e...
Forse io gli dicevo, papà, forza, dai, ce la fai, forza, mangia qualcosa. Dai, vedrai che arrivo da te, c'è Ignazio che ti vuole. Con tuo figlio, sì. Sì, ma c'è stato questo maledetto Covid che ha rovinato tanto. Ma io sono sicura che papà da lassù si sia accorto del tuo amore e lo sa bene che tu avresti voluto essere al suo fianco, anche se non ci sei potuta stare fisicamente, so che lui comunque la tua forza l'ha sentita vicino a te. Mi amava tanto, ma sai, scherzando dico così, anche se nella vita di quello che hai paura ti accade, anche se volevo rimanere per altri 5 giorni incinta, Dio mi ha preso una vergine, che era mio papà, e mi ha dato una vergine, che è mio figlio. Che è il segno zodiacale. Avrei fatto sbilancia, perché adesso ne parliamo, c'è pure Carmen, così raccontiamo la vostra maternità. Sì, sì. E ti faccio vedere tu ad incantesimo e alla squadra. Attrice. Sei qui perché tua moglie, la perfetta, bellissima Barbara, si è liberata di te. Perché magari si è trovato un altro. Lei così per bene. Così irreprensibile. Chissà, magari in questo momento se la sta spassando come noi. Sono della polizia, è lei o non è lei, Mirena Vinic? Sì, sono io. Cosa vuole? Beh, non mi fa più entrare. Ha un mandato? Se ho bisogno di un mandato vuol dire che ha qualcosa da nascondere. No, no, io non ho niente da nascondere. Allora che facciamo, entro io oppure esci tu e mi segui in commissariato? Venga. E chiuda la porta che qui fa freddo. E insomma, nel 90 questa bellissima ragazza talentuosa arriva in Italia. Qual è la cosa che ti colpì di più? E soprattutto, abbiamo detto, vieni da una famiglia bene, quindi comunque non avevi problemi economici nella famiglia, però no. Immagino che scoprire la libertà è complicato. Sì, questa è stata l'unica cosa che Ceausescu ci ha tolto, la libertà, la dignità, questa forse ci aveva tolto tantissime cose, però. Anche se con mio papà, che era membro del partito, riuscivamo, per esempio mi ricordo che in Romania 40 anni fa a Natale un chilo di banane o di arance era il regalo più grande che desideravo e lui riusciva ad avermi a portare a casa. Ma arrivando in Italia mi colpì una cosa, scendendo dall'aereo, l'autogrill. Perché sono entrata in questo spazio così elegante, così anche etico, potevi andare a lavarti le mani, a farti andare in bagno, cosa che in Romania si andava nelle foreste quando si andava a Bucarest. E mi piacque questa eleganza e questa dignità umana, ma poi ho cambiato l'idea. Quando sono andata a vedere il prezzo dei panini, ho detto questo no, questo è ingiusto. È vero che il panino dell'autogrill si fa sempre riconoscere. E allora ho detto no, non mi piacciono, ho tolto il panino di mia mamma che me l'aveva fatto 4 ore prima a fare la cotoletta, a fare l'uovo bollito. E ho detto grazie. E poi appunto hai incontrato tanti personaggi, tra cui Maurizio Costanzo, la cosa più importante che ti ha insegnato? Maurizio Costanzo è stato la persona che mi ha fatto emergere nel mondo dello spettacolo nel 93. Si divertiva tantissimo perché lui mi prendeva un po' in giro sul mio italiano. Che è perfetto, poi peraltro. Va detto che diciamo tutte le tantissime tue connazionali parlano in italiano perfetto. Ormai sono 30 anni che vivo qua. Le doppie, noi non abbiamo le doppie in Romania, anche se è un paese latino. E qualche volta o abbondo o diminuisco, ma tanto spesso abbondo. E Costanzo si divertiva, cioè Ramona Rumena Romana. Ramona, e io lo chiamavo signor Maurizio Costanzo Show. Perché quindi mi rispondevi a tono? No, cercavo di essere ironico, no, sempre il signor Maurizio Costanzo, ma pensavo che così si chiamasse, Maurizio Costanzo Show. Ma davvero? Sì, perché era talmente ogni sera per noi Maurizio Costanzo Show che io gli ho detto Maurizio Costanzo Show. È stata una persona straordinaria. E poi il matrimonio insomma finisce come può succedere, però poi incontri Fabio, che è il compagno della tua vita, con il quale fai Ignazio nel 2019, dopo 50 anni, c'è un'altra nostra amica che è diventata mamma dopo 50 anni, Carmen Russo, la facciamo entrare, vai Carmen, un'altra forza della natura. Mamma, apriti le labbra, devo dirti qualche cosa, che riguarda noi due. Buongiorno,
Ramona. Ciao bellissima. Ciao Ramona. Ciao mamma. Ma voi li conoscevate? Sì. Ciao. Allora, i genitori invece impazzivano per Carmen. I tuoi genitori impazzivano per Carmen. Mamma sarà felicissima adesso che ti guarda. Ciao, come mamma. Si chiama la mamma? Liliana, ciao. Ma che belle che siete. E Anna ha 13 anni adesso, quanti anni ha? Maria, scusami. Maria... Sai perché ho lapsus? Perché mia mamma si chiama Anna Maria. Quindi ho fatto la crasi Maria Anna. Cioè, Maria ha compiuto 10 anni il 14 febbraio. Perché lei è del 2013. E poi, in realtà, diciamo, tu... E hai avuto Ignazio in modo naturale perché volevi fare fecondazione, anche se mi ero messa in sicurezza che prima o poi incontrerò l'uomo giusto per fare un figlio, perché non è così, cioè, fare un figlio è bellissimo ma devi fare con la persona giusta, perché sennò crescerlo è molto difficile. Allora mi aveva surgelato gli ovociti per poter essere sicura che quando lo incontrerò, perché mica siamo come gli uomini, ha il mio ritmo. Certo. È un'ottima idea. Per le ragazze giovane, è una cosa che hai fatto... Io l'ho fatta quando ho iniziato questo percorso di inseminazione artificiale, perché assistita, perché avevo 40 anni, quindi dovevo, ecco. Okay. Allora io ogni volta che avevo un ovocita buono, di qualità ottima, si congelava, così al momento facevo, ecco perché ci ho messo anche un po' di tempo. Tu hai fatto tanti tentativi. Tantissimi. È perché dopo... Non ti sei mai scoraggiata? Mai. Serena, io sapevo che ce l'avrei fatta. Quindi... Il desiderio di avere un figlio era così forte? No, anni e anni. Però sapevo che da lassù qualcuno mi avrebbe dato una mano e quindi è nata la mia Maria. E invece tu quando stavi... Io non ci pensavo più proprio. Per me era... Non era impossibile, era... Siccome poi sono stata festeggiata per i miei 50 anni, una festa bellissima, sono a Sagittaria a novembre, perciò dopo le vacanze, Natale, Capodanno, allora tranquilli, sereni, dico tanto comunque non succederà. E invece è successo. Wow. Invece è successo e ringrazio Dio perché è la cosa più bella della vita. Allora, io adesso devo mandare la pubblicità e dopo mi raccontate tutta la... Peraltro avete letto che chi ha cavalli che è diventato papà a 80 anni? Sì, quindi se gli uomini 82, quindi se gli uomini possono diventare papà a 82 anni... Anche le donne a 50. Mi sembra il minimo. Pubblicità. Poi che mamme. Che mamme, grazie. Tempo qui è partita la sorellanza, per cui Guenda chiedeva consiglio su come congelare gli ovociti. E mi stavi dicendo che Maria suona la batteria? Sì, Maria suona la batteria, che è un amore, ha trovato il suo strumento giusto e quindi studia, è fantastico. Ti vediamo insieme a lei. Ciao Maria! Eccola lì! Brava. 1, 2, 3! Mangiamo i tuoi tortellini, Maria. Ma se si riesce a farli. I suoi sicuro. Guardate che bei tortellini che ha fatto Maria. Oh. Ah, brava la marmellata della nonna, Amore, ma quanto ti amo? Tanto. Io ti amo un milione di mondi. E tu? Tanti. Tanto, tanto, tanto? Sì. Dammi ci. Cioè, sono sempre delle emozioni fortissime, delle immagini bellissime, sono felice, la amo, sono contenta, fate i figli, è la cosa più bella, innamoratevi, cercate di mantenere l'amore, ecco quello che posso dire. Ecco, diciamo, sfatiamo anche una cosa, diciamo, fai un figlio, per cui poi soprattutto in età più agena uno dice magari... Se l'amore di coppia si può interrompere? No, assolutamente. Risposta in coro. Un figlio non lega, non dislega niente. Il figlio a sé è una benedizione di Dio. È la cosa più bella che ti possa capitare ed è un'emozione. Vedevo Maria, vedevo il rapporto vostro. Poi non esiste un'età per fare un figlio. Certo, quando l'ho fatto... l'altra cosa che si dice, i bambini sono impegnati. Allora, posto che ovviamente...
Cioè, poi parlo io, non ho fatto figli, per cui cioè, meglio che sto zitta. Dopodiché, però, si può benissimo dire che più se li fai da ragazza è meglio, ma potendolo figli, fare. È chiaro, vanno fatti da giovani, però ci sono delle eccezioni che, insomma... Ecco, però voi vi sentite stanche? Io cioè, assolutamente no. Serena, ma mica siamo degli yogurt a scadenza, scusami. Cioè, stanche no, abbiamo anzi... Più energia perché sì, dobbiamo averla per loro, sì, più saggezza, consapevolezza, più energia. Consapevolezza. Io mi sveglio la mattina alle 6:15 tutte le mattine, sono perfetta. Sì, 6:15 e ho acquistato 2 ore di vita ogni giorno, perché prima mi svegliavo dopo, invece per Maria faccio tutto, sto bene. Enzo mi sembra Paolo? Che Enzo Paolo è un... Ecco, i figli, l'importante avere è la famiglia, il padre, marito, certo. Il padre, il marito, e già come marito non era male, come padre il massimo. Quindi va benissimo, ci vuole. E quindi certamente non è da sottovalutare, perché, ma soprattutto hai quella responsabilità, quella consapevolezza. Ma la cosa bella, Serena, è che tu diventi mamma giorno per giorno, cresci con lei ed è una cosa che non ha eguali. E poi, se mi permetto, possiamo goderceli di più, perché se l'avessi fatto a 20 anni, magari per volendo fare l'attrice, andando in giro a destra a sinistra, adesso lui cresceva, aveva 20 anni e io me lo perdevo. Invece a quest'età abbiamo creato la nostra base, le possiamo offrire il nostro tempo. A te perché non era successo di farlo prima un figlio? Perché non è accaduto, non è... Okay. Quando ero più piccola, devo dire, non pensavo che era il momento, come dicono tante ragazze, no, adesso no, la carriera, devo crescere, devo lavorare, che poi è anche difficile con avendo un figlio. Io credo che il mestiere più difficile in questo mondo è essere mamma, e se fossi in politica darei uno stipendio a tutte le mamme, perché le mamme stanno a casa, cucinano, lavano, stirano, fanno di tutto, e sembra banale, e mamma e fa... tu pensa alle mamme, allora, che fanno le mamme, lavorano una postilla. Spesso lavorano fuori casa, il tema vero sono i partner, perché lavare, cucinare, stirare, non vedo perché il lavoro domestico non si possa dividere. Ma devo dire che tutti i padri che intervistiamo delle nuove generazioni sono perfettamente all'altezza. Appunto, che è cascato l'orecchino? Che è successo? Sì. Qualcuno ti pensa? Senti, tu invece non avevi avuto un problema, per cui non eri riuscita a farlo prima per un fatto fisico, no? Sì, no, io non rimanevo incinta, poi ho scoperto, perché dopo un po', cioè, fai un po' di analisi, anzi certo. Un po' tardi, però ho visto dalle analisi che avevo le tube chiuse, quindi non potevo assolutamente rimanere incinta. Allora ecco perché ho incominciato subito a darmi da fare. Però non ho mai fatto nulla per non averne. No, scoraggiata no, perché io sapevo che ci sarei riuscita. Perché era giusto, perché dopo una storia d'amore di 30 anni, la cosa più bella doveva arrivare. Avete mai visto negli occhi, non so, delle mamme più giovani uno sguardo non solidale? No, sarà che sono fortunata. No. Guarda, io in televisione quando sono andata sono stata sempre vicino alle donne, perciò mi adorano, mi amano, non mi dicono niente. Io ho detto sempre a mio figlio, ben arrivato dalla tua nonna, sono ironica, a 50 anni non sono più una pischiella. Ma che c'entra? Adesso dici degli anni, l'età, sì. No Ramona, scusa, sempre, è lo spirito che conta, tu sei sempre. Spirito santo. No, allora, non è che questo sia uno spot per fare i figli dopo una certa più grande. Ma allora stiamo raccontando delle storie, noi dobbiamo fare le prediche a nessuno, è ovvio. Però io ad esempio no, sarà che le mamme che mi conoscono, con le quali sono in classe, sono tutte, cioè mi ammirano, quindi... Poi mamma a 20 anni, mamma a 30 anni, mamma a 50 anni, sempre mamma a 6 e mamma. Sempre con le paure, perché io quando ho preso in braccio Ignazio, dopo che l'ho partorito, avevo paura che gli si staccasse il collo, che non respira più di notte, lo stavo sentendo, non ho dormito, lo stavo... Ed avevo un'età, perciò non esiste età per essere mamma, né per farlo né per diventare mamma. L'ultima domanda: qual è la cosa più importante che vi hanno insegnato i genitori che state trasmettendo a Maria e a Ignazio? Io cerco di trasmettere a Maria i valori, diciamo i valori umani, i valori cristiani, la bontà, l'umiltà, l'onestà, l'essere buono, non fare mai cattiveria agli altri, perché non ti porta nulla, quindi essere positiva e poi valori con lo studio. Ecco, lei deve avere l'impegno, deve avere delle armi per poter affrontare la vita. Forse per Ignazio, aggiungo da tutte le cose giuste che ha detto Carmen,
la famiglia, la famiglia come punto fisso dove vai ma ritrovi e ritrovi là la forza, è l'unicità del essere protetto nella vita, della famiglia. Grazie belle ragazze! Grazie! Mi viene in mente la battuta di Ari di Presentoselli, dice che Ciacciavi ne ha fatto figli fino a 70 anni, sì, ma non ce la faceva tenere in braccio. E invece adesso noi facciamo non è così. Il tucca con Maria, ecco, parliamo, facciamo. Guarda, ma poi guarda, scusa, alzatevi un attimo. Guarda la bellezza, scusami, vabbè. Serena, tu sei stupenda, dai. No, ma io no, io... Ma poi per finire, no, qui è Carme, no, per dire che sono la mamma. Ah, hai capito? Potrei alzarla qui, ma c'ho la gonna, la prossima puntata. Facciamo cose scomposte, io faccio niente perché sennò finisce malissimo. Grazie ragazze. Ma che c'è scritto qui? Noi sentiamo Vitoru. Noi siamo il futuro. Noi siamo il futuro. Beh, certo, giustamente. Hai c'è scritto copia i zari romanesti. Copia i zari romanesti dei bambini del paese rumeno. Un'infanzia comunista, un'infanzia sovietica. Delle volte... Ma non so quanto sei tu felice, perché in rumeno Rai vuol dire paradiso. Grazie quindi per essere stato.